celeste, magica, zero. Esperienza insegna. Giorgio? Sì? Vieni qua. Poi quando torni a casa, sì. Quando torni a casa fatelo sistemare, perché questo si rirompe, capito? Sì. Quindi questo è solo per oggi, l'emergenza. Va bene? Tieni. Al camerino? Qua. Busta per uscire? Allora. Pronto? Restituisci la Valentina, quindi va. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Desideri qualcosa, signorinella? Che cosa state facendo? Stiamo facendo dei vestiti per la perdonanza. Io sono la caposarta e poi ce n'è un'altra che non è venuta la mattina perché viene di pomeriggio. E questa signora è venuta perché fa... Come facciamo a diventare brave come te? E dovete andare ad imparare una salsa come me, però per quanto viene... E ora non lo so dove sarò. Ma ci vuole sempre la maestra, una salsa. E poi ci vuole la buona volontà e la passione. Cosa ti piace di più di fare la salsa? Fare la salsa mi piace tutto di fare. Confezionare i vestiti, i più belli che vengono e meglio è. È pieno di soddisfazione quando che è finito. Linda, qual è il vestito più bello che hai fatto? Sono tutti belli, ma particolare quelli delle bambine. E perché le bambine fanno sempre bella figura. Sono simpatiche, ma tutto, le bambine sono tutte belle. Io sto attaccando una manica al vestito di mamma. Poi finiamo uno e ne cominciamo un altro. A tutte le signorine di Coppito e a tutti quelli che vogliono partecipare. A che cosa serve questo libro? Ti spiega come erano fatti i libri, come erano fatti i vestiti nel Medioevo e soprattutto come si realizzano, perché non è facile fare un vestito guardando soltanto un quadro. Devi sapere come si taglia e come si monta. Questo è come si fa una giacca da uomo. Le maniche che abbiamo fatto a questo vestito qui, che sono diverse perché sono aperte sopra e non sotto. Un augurio grande a tutti i bambini di Coppito e di fare i bravi e di diventare brave persone. Va bene? Yes.